Ciao a tutti, oggi siamo tornati su The Battle Cats. E oggi si parte col botto, ma col botto di sfiga, cosa pensavate? Perché c'è la Hooverfest, ho 4 ticket, adesso andiamo ad aprire. Ma ovviamente Baby Gow neanche l'ombra, 100%. Ma dettagli, allora vediamo un po' intanto se ci riusciamo a fare un altro ticket raro. Che non sarebbe male, vediamo un po'. Usa tutto and scambia con biglietto, non ce lo possiamo fare, ma ci accontentiamo, quindi 4 ticket rari e partiamo con il primo. Uberfest, quindi trovo Baby Gow, il video finisce, ma non finirà, quindi state tranquilli perché non lo troverò. Quindi primo NP, 15, che non ci fanno schifo. Secondo, gatta con l'asta, sempre NP direi perché ci servono. Anche se non li sto spendendo, ma dettagli. Gatto giardiniere, ecco, te invece ti uso perché potresti essere buono. E ultimo ticket. Vediamo un po'. Dai. Ovviamente il gatto Matador. Sfigati come al solito e andiamo a fare quello che dobbiamo fare oggi. Se vi ricordate nel precedente episodio avevamo incontrato uno stage abbastanza particolare, cioè Impatto Blu, mi pare. Pianeta Palla, spietato, che ci dava il Gatomen. E mettevano appunto il pesce palla alieno, insomma, chiamatelo come volete, però insomma mettevano sto coso. E sinceramente ho tipo mezzo perso apposta per terminare in fretta perché non avevo altro tempo per registrare purtroppo. Ma oggi lo andiamo a fare perché comunque era veramente easy, cioè l'avevamo quasi sconfitto anche se non volevo, però dettagli. E allora andatemi un attimo agli speciali, mi vai avanti, ok. A te ti metto, a te ti levo e poi corriere perché corriere è il corriere. Vai. Possiamo partire, non dovrebbe essere troppo difficile. Abbiamo 48 vitamina OB, quindi lo possiamo rifare 100 volte. Anche se 48 corrisponde al 100, ok? Non fatevi domande. E allora, la torre a 999.900. Me ne ero scordato però che partiva proprio forte in questa maniera. E mi ero anche scordato che ha una un'area d'attacco elevatissima. E se veniamo respinti siamo fregati. Ecco appunto, siamo fregati, ma tipo tantissimo. E infatti il primo tentativo è andato. Comunque, se sentite rumori, urli, berci, meteoriti o crateri che si stanno generando nella vita reale, non fatevi domande sempre perché succedono cose, ok? E allora, oppure finito l'ultimo radar tesori, che sinceramente non so per quale motivo ho usato. E adesso cerchiamo di fare le cose un attimino per bene. Quindi mettiamoli subito, fin dall'inizio. Ok, adesso Luminalia. E iniziamo a mandare. Non Mythic Shield in realtà, perché non penso che servano più di tanto. Quindi Corriere e Ken Ken e gli altri Pixies appena possibile. E penso che la vinciamo abbastanza easy. Vero, anche se Luminaria è già stata respinta una volta. Quindi sono un attimo preoccupato. Però l'altra volta, cioè, l'avevamo lasciato veramente con tipo un 40% di vita giocando male. Quindi penso sia fattibilissimo. Però non è vero, ci stanno distruggendo di nuovo. Com'è possibile? Cioè, com'è possibile che quando gioco male fa le cose bene e quando gioco bene fa le cose male? Non lo so come sia possibile. Scusa, quante vita? No, dimmelo, ti prego. 49%. Ok, non è da sottovalutare. Tentativo number 2. E io in realtà mi immaginavo di farlo proprio tipo subito all'inizio, primo tentativo fatto. Invece no. Purtroppo è così. Allora, vediamo se viene one shotato. Ovviamente sì. Luminalia. Ok.
Questa volta proviamo a mettere a Ervanta perché sì. Il problema è che viene respinta. Cioè, guarda, viene respinta. Cos'è sto rumore? Non lo so. Cos'è? Boh, non faccio domande. E poi non so neanche perché ho questo cannone, però va bene. Dai, per favore. Ok? Dai, non è possibile, raga. Come va fatto? Come va fatto? Me lo spiegate? Allora, cioè, ma sul serio? Ma no, no, io non ci posso credere. Cioè, era scomparsa la zanzara, è riapparsa ora proprio. Vabbè, la zanzara è scomparsa di nuovo, che poi le zanzare. Cioè, io non le capisco veramente, perché se io fossi una zanzara, ti andrei a pizzicare in posti dove magari non sono visibili proprio subito, no? Invece no, le zanzare sono proprio stupide perché ti devono ronzare negli orecchi per forza. Anche se poi negli orecchi non ti fanno nulla, però ti devono per forza ronzare negli orecchi. Perché? Per quale motivo? Cioè, dà un fastidio? Io non lo so, veramente. Darei di tutto per far scomparire queste zanzare dalla faccia della terra. E non mi interessa che sono cibo per i pipistrelli, perché è l'unica utilità che hanno, che poi anche i pipistrelli a cosa servono non lo so, ma sono dettagli. Comunque, l'unica cosa che ho cambiato è mettere il gatto cyberpunk che dovevo mettere, ma visto che vi stavo parlando della zanzara che sto odiando e che sto per disintegrare, mi sono distratto e quindi cerchiamo di fare le cose per bene una volta tanto e perciò mettiamo subito un coso e vediamo un po'. Tra l'altro non so neanche quante volte dovrò rifare questo stage per il semplice fatto che probabilmente le probabilità per ottenere Gatman, che è l'unità che ci riserva questo stage, sono bassissime, quindi è ovvio che lo dovrò rifare 300 volte. Adesso se riuscissi a mettere il cyberpunk sarebbe fatta, perché lo rallentiamo, ecco appunto, ed è fatta circa. Cioè, molto molto circa, ma ci siamo capiti. Ok, non è vero, siamo spacciati. È che non ci dà tempo di prepararci adeguatamente e non lo so come farlo, sinceramente. Cioè, boh, è troppo forte. Pensavo fosse parecchio scarso, invece ci sta distruggendo. Tipo di brutto. Esatto. Poi ci sono pure i nemici, che poi il problema è che la difficoltà è spietata. Quindi quando si piazzano i pinguini alieni davanti, non li levi, cioè non te li levi mai. Allora, cosa posso provare a fare? Mettere prima il cyberpunk di luminaria? Perché no? Cioè, possiamo provare. E io penso che un'ottima cosa sarebbe fare uno stack di cyberpunk, però è impossibile farlo in questo stage. Quindi non lo andremo a fare. Non eliminare il cyberpunk. Ok, adesso appena possibile metto luminaria, però. No! Oh, come faccio? Dai, ma non è possibile. Dai, ma. No, io non ci posso credere. Cioè, no, no. Non sono assolutamente. Come posso dire? Frustrato. Assolutamente no. Allora, levami sto speed up che tra 2 secondi butto giù il letto dalla finestra sul tetto, ma dettagli. Quindi, per una volta proviamo a variare un po'. Tipo, facciamo una roba del genere. Almeno lo stunniamo, ok, e si gode. Tra virgolette, ecco. È fastidioso come le zanzare. E io so che esiste anche quello antico, quindi non oso immaginare quello. Ecco, poi ci si mette pure il pinguino. Cioè, no, no, volta, non ha vita. Se ci si mette pure il pinguino, è finita. Dai, ma come si deve fare? Cioè, non abbiamo soldi. Fanno troppo danno. Cioè, ma sto pesce palla non poteva semplicemente, non lo so, danneggiarci. Invece ci deve respingere per forza. Cioè, io non lo capisco questo gioco veramente.
Ti prego, dai, dai, non è possibile, non è possibile. Cioè, no, resistenza alieni, resistenza dove, quando? Cioè, è morto da solo. Io non so più che... Cioè, ma come abbiamo fatto nel video a quasi eliminarlo? Cioè, boh. Un'altra idea pessima che mi viene sarebbe mettere Gravicci, che comunque, anche se ci sono i pinguini davanti, lui in teoria prende... cioè, con l'ondate dovrebbe prendere anche il pesce palla. No, dai, ma perché? Veloce. Mi ero dimenticato che prende uno knockback quando esce. Però i pinguini sono un po' in ritardo. Che non abbiamo soldi. Senti, mi metti i luminali e poi mettiamo Gravicci. Anche se non ce la facciamo. Perché ci spinge troppo. E poi c'è il pinguino che si piazza e noi non riusciamo più ad avanzare. Ci serve... Non lo so, cioè, boh. Ci servirebbe Ervanta, ma... Anche lui non serve, cioè viene respinto anche lui. Non so come fare. Cioè, sti pinguini veramente, boh. Ho già fatto 100 tentativi, cioè io boh veramente. Tentativo number 300. Questa volta proviamo con Ervanta fin dall'inizio. In questo modo lui in teoria non viene knockbackato. Sì, le ultime parole famose. Non lo so, cioè, che area d'attacco gli hanno dato? Come? Cioè, neanche l'unità a distanza. Qua, no, c'è scritto distanza. Ma distanza dove? No, io vuoi. Tempismo poi, perfetto. Io sarei per cancellare il video e arrendermi immediatamente. Boh, cioè, non lo so. Chissà da dove viene fuori questo deck. Spoiler da YouTube, ovviamente tutorial, perché non sono buono a fare niente, anche se quello che sto andando a realizzare è un po' complesso, perché diciamo che in realtà non me lo sarei mai aspettato, però ha senso. E allora, la teoria è semplice, come ogni cosa possibile e immaginabile. Comincia la battaglia. Che cosa fai? Cioè, servirebbe la truforme del gatto tartaruga. Cioè, servirebbe il tartarugatto. Io ho lo zamboni e uso quello. Ma comunque servirebbe il tartarugatto. Lo metti lì. E subito all'inizio della partita lo metti. Insieme ad altri gatti rapidi. E insieme al Behemoth. E insieme ai gatti... A quel gatto dell'evento che stunna. E insomma va spammato prima che esca... Il pesce palla tipo in questa maniera. Adesso noi non abbiamo lo speed up, quindi sarà tutto molto più brutto, ma circa è questo quello che va fatto. E adesso io non mi ricordo cos'altro fa di preciso, perché il video l'ho guardato letteralmente 10 secondi, perché sì. E adesso, ah, questo non era proprio previsto, se devo essere sincero. Ma non importa. No, ti prego, veloce, veloce. Dai. Ma perché? Cioè, ma... Ok, allora serve il gatto riccone. E poi ho sbagliato completamente quello che va fatto, perché ovviamente io i video li guardo. Vabbè, lasciamo stare, va? Allora, devi mettere prima lui, poi lo zamboni e iniziare a spammare questo meat shield insieme al behemoth appena possibile. E io comunque, boh, non so come fare. Cioè, boh. Io non capisco dove trova i soldi per mettere il Behemoth. Dimmi dove. Cioè, ah no, ok, ce l'abbiamo. Stavo scherzando. Allora, in teoria... perdiamo, perché... Mi viene da piangere. Ma perché non funzionano le cose? Perché? Cosa ho sbagliato? Ma scusa, aspetta un attimo. Me la dà la combo?
Mi stai dicendo che non ho nemmeno la combo. Cioè, non ho nemmeno la combo. Io che pensavo che questo stage fosse una cavolata. Adesso faccio di testa mia, eh. I Mythshield te li sogni, caro giocatore che ha fatto il tutorial. Io ti metto subito sparato il Behemoth, ok? Adesso invece li metto. Ma intanto metto il Behemoth che... No, 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 no. Questo me ne nessuno ha visto niente. Nessuno ha visto niente. Nessuno. Andiamo avanti, va. Allora, cerchiamo di far arrivare prima il nostro amichetto. Quindi adesso lui esce. E vai tranquillo, tranquillo, chill proprio. Adesso posso mettere il Vemut perché tu li hai stunnati effettivamente. Boh, manda un po' di tutto. Ok, abbiamo perso, raga, basta. Io non so che fare. Cioè, non è possibile. Qualsiasi cosa che provo non funziona mai. Allora, in sintesi, questo è il risultato di un altro tutorial. Molto più chill e molto meno... cioè, insomma, più semplice, ok? Più semplice, dove non bisogna rushare in quella maniera subito, ma piuttosto iniziare. A parte che ho messo le unità tipo tutte storte in modi boh, non lo so, vabbè. Circa è questo quello che devi fare, tanto tanto circa, devi mettere queste unità. Finito. Ovviamente io sbaglierò tutto perché ovviamente a me non mi riesce mai niente, oppure non sono mai a livello, però ormai siamo qua da un quarto d'ora e comunque il video io lo sto registrando e non mi va di cancellarlo e finisce lì. No, io ce la devo fare in qualche modo, ok? Ce la devo fare per forza, obbligatoriamente. Quindi adesso sto pesce palla deve esplodere. Piano piano, ma deve, ok? Cioè, ti voglio poco bene, ma c'è comunque quella piccola percentuale. Però la situazione ovviamente procede verso... cioè, male, a loro vantaggio, ovviamente. Io invece sto perdendo brutalmente, mi sembra ovvio, perché nel video ovviamente lui i soldi li sforna a una velocità spaventosa, io no. Io non lo so, ma dove li trova i soldi? Cioè, io non lo so, non lo so dove li trova i soldi. Dove? No, dimmelo perché mi fai un piacere. Poi servirebbe l'altra forma del gatto treno, ma io non ce l'ho, quindi dettagli. Però quello non c'entra niente, cioè, ma dove li trova i soldi? Non riesco a mettere nulla, niente, guarda. Cioè, è spaventoso. Hanno fatto lo stack di pinguini, è assurdo. Cioè, come dovrei fare? Sto rimpiangendo di aver scoperto questo stage che mi sembrava una cavolata. Cioè, ma come si deve fare? Spiegatemelo. Poi non lo so perché ha usato sto cannone, secondo me non ha senso, però dettagli. Cioè, come fa adesso? Come? È impossibile, c'è pure quella talpa. Cioè, è impossibile, ma dimmi come devo fare. 92% di vita. Cioè, non lo so, non lo so, veramente io, boh. Ultimo tentativo, poi mi riguardo il video. Controllo quante volte ho perso. Il titolo del video: perdiamo infinite volte questo stage. In sintesi, tra parentesi, non guardatelo così almeno non vi faccio perdere tempo. Ma intanto ci ho provato. Ok.
Adesso ovviamente stiamo perdendo, anche se lo stage è appena iniziato, ma stiamo già perdendo, ve lo posso garantire. E io non so più che cosa fare. Cioè, le cose, tipo per prendere il gatto treno, non ci riesco a prenderlo, e infatti devo andare a guardare una strategia. Ma non sono in grado di fare quella strategia. Allora devo guardare la strategia che mi permette di ottenere il gatto per fare quella strategia. Ma io poi non sono in grado di fare quella strategia. Insomma, tutto sto circolo vizioso. Che, insomma, questo è il risultato, ok? Non riesco a fare nulla. Cioè, non lo so, è assurdo. Però è così. Ma tralasciando questo, forse riusciamo a sopravvivere qualche secondo in più rispetto a prima. E magari invece di fare il 92% facciamo un 80%. Che è già qualcosa. E vabbè, io boh. Cioè, procediamo spammando queste cose. E poi c'è pure la talpa, ovviamente, a dare fastidio. Mi pare ovvio. E boh. Ovviamente si sta ricreando lo stacco infinito di pinguini. Ovvio. E poi a sto punto il Bullet Trinket, questo robo, insomma, il gatto magro. Che Bullet Trinket dovrebbe essere la true form in inglese, però dettagli. Insomma, il gatto 3 non, a sto punto non lo metto neanche perché è uno spreco di soldi. Quindi. E costicchia anche, più della canchenna, quindi roba da matti, insomma. Perché io non so come mettere sto gatto di ghiaccio, sto coso, come si chiama? Gatto fresco. Costa troppo e c'è un HP. Cioè, boh. Niente. Stacca di pinguini avanza. Io non so più che fare, sono basito. Cioè, dai, per favore. E niente, non ci si fa. Per cento, raga. Mi viene da piangere. No, no, non è che mi viene da piangere. Mi viene da chiudere il video e non farne mai più di The Battle Cats. Ma ultimissimo tentativo, proprio ultimo, poi me ne vado, via, addio. Faccio questa cosa perché in questo modo forse riusciamo a resistere pochi minuti in più. Ma dettagli. Che poi questa strategia mi fa usare la potenza ricerca come combo. Ma a cosa mi serve se non ho nemmeno i soldi per metterle poi in unità? Cioè, non ha senso. Comunque, dopo che eliminiamo un po' di pinguini e facciamo pochissimi soldi, piano piano magari riusciamo a mettere Luminalia e quindi avremo una piccola svolta, sempre negativa, ma è pur sempre una piccola svolta. Comunque, progressi non ce ne sono. Anche se ho visto un knockback da parte nostra verso il pinguino nemico, anche se ne è già uscito un altro, quindi è persa. E io sentite il gatto fresco, non lo metto neanche perché ho capito che non serve a nulla. Comunque, io continuo così. Un pinguino è andato giù, quindi si va di Luminalia. E adesso se ci avanzano soldi, ma non ci avanzano, questo è poco ma sicuro, metto il gatto fresco. Intanto Luminalia è lì a tencare, anche se, boh, insomma, ho qualche dubbio, ma dettagli. Allora, ci sono tre pinguini, ovviamente. Ok, non è vero, due pinguini più una talpa. E anche il formichere alieno è uscito, mi pare ovvio. E non so come ho messo due gatti freschi, ma quando, ma come, ma perché? Boh. E vabbè, mettiamoli a sto punto. Boh. Non lo so, sta procedendo male. Ci servirebbe Airvanta, che
colpisce quelle talpe inutili. Così almeno non ci disturbano, però non ce l'abbiamo questo aervatta. Dettagli. Allora, però stiamo avendo molti più soldi. Strano, ma è così. E bene. Tra l'altro rimane solo un pinguino, anche se stiamo indietreggiando, però è inevitabile. E ovviamente io la vado a gufare, ci sono due pinguini. Luminalia penso stia per morire. E c'è anche una terza tappa. La situazione sembrava migliorare, ma è peggiorata drasticamente in 10 secondi. Io non lo so. Luminalia adesso muore. Questo è poco ma sicuro, però state tranquilli perché ce ne abbiamo una seconda. Ok. E niente, continuiamo a mettere le solite cose. Ci vediamo tra un po' quando avremo perso. Allora, la situazione è questa, non è cambiata moltissimo. Sono passati tipo 2 minuti che io continuo a mettere le stesse identiche unità, più un'altra luminaria adesso, e niente. In realtà la situazione procede piuttosto bene, perché i pinguini sono stati disintegrati piano piano. Le due talpe sono state disintegrate, anzi le tre talpe sono state disintegrate piano piano. Adesso tocca al bradipo, che in realtà è la meno, perché alla fine le trasporta, ma di vita non è che ne abbia così tanta. E adesso faccia a faccia con questo pesce palla inutile e questo pinguino che è appena uscito, di cui non avevamo assolutamente bisogno. Poi questo video in realtà doveva durare tipo un quarto d'ora, adesso siamo a mezz'ora di registrazione. Io non so cosa fare. Sono basito e da 3.000 monete siamo passati a 0. Abbiamo finito tutti i soldi di nuovo. Allora, aggiornamento flash tattico incredibile. Abbiamo vinto, però non abbiamo il nostro amico Gattoman. Cioè, è scontato che non lo otteniamo perché le probabilità erano basse. E ovviamente non ho portato il radar tesori, quindi non lo otterremo. Quindi niente. Appena finiamo, ci fermiamo perché questo video sta durando un'eternità. E ce l'abbiamo fatta. Luminali spawnate 4. Mi sono per tipo 10 minuti sono stata appoggiata su un braccio e non lo sento questo braccio, cioè tutto informicolato, insomma bruttissimo. Il mio braccio sinistro è andato, ma dettagli, c'è stata una svolta, quindi grazie mille al braccio sinistro. Il gatto ovviamente col cavolo che ce lo sblocca. E noi abbiamo passato 28 minuti a fare il solito stage senza neanche ottenere il gatto. Ma però questa medaglia è veramente carina. E niente, mi viene da esplodere. Bello, eh? Vabbè, abbiamo fatto impatto blu e in teoria quando ci sarà di nuovo quello stage mi apparirà anche la versione vendetta, quella con le restrizioni, insomma, e che non faremo perché se abbiamo faticato a fare questa, quella ci farà schiantare l'esistenza. E facciamo che mi fermo qua, quindi beh, ciao ciao!